La presentazione dei candidati della lista Io Sud a sostegno della coalizione di centrodestra per le amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno è stata occasione per il candidato sindaco Adriano Napoli Bortone di ribadire ancora una volta e con fermezza la volontà di riportare Lecce ad essere una città di primo livello. Una città che, come ha sottolineato proprio Adriano Napoli Bortone parlando agli aspiranti consiglieri e dai tantissimi cittadini presenti in Piazza Ariosto, negli ultimi anni ha subito un declino che non merita. È una bella lista anche quella di Io Sud che abbiamo presentato questa sera, insieme con le altre che sono state presentate nei giorni scorsi, anche quelle tutte molto belle, piene di belle persone. E questa di Io Sud vedo che ha tante donne soprattutto, veramente tante donne, tutte professioniste, molto brave, ma anche tanti uomini che hanno una loro professione. E sottolineo il fatto della professione perché è importante, perché sono sempre più convinta che in politica si debba avere prima una professione e poi fare anche politica. Il candidato della coalizione di centrodestra ha speso poi parole di elogio e di incoraggiamento per tutti i componenti della lista Io Sud, scesi in campo per offrire il proprio contributo e portare avanti il programma di governo. In questi ultimi giorni di campagna elettorale ciascuno di noi avrà modo di esporre molto meglio il programma che abbiamo esposto semplicemente in pillole, ma ciascuno di loro si è appropriato di un tema, giustamente, e quindi riuscirà ad esporlo. E io sono molto contenta anche di questa lista, faccio gli auguri naturalmente a tutti quanti, perché le liste sono 10 e faccio gli auguri a tutte e 10 le liste.